C'è tanta curiosità nel vedere all'opera il nuovo Pescara targato Colombo, di fatto rifondato. 23 operazioni in entrata, 16 in uscita, con le partenze imminenti di Chiarella, destinato alla Catania, e di Blanuta, che invece giocherà col Craiova, club rumeno. Prestito con diritto di riscatto, bisognerà solo trovare la quadra sulla percentuale legata alla vendita futura della classe 2002. Ma torniamo al campo. Battesimo di fuoco con la Avellino, l'Adriatico, panchina per Palmiero, non ancora al top della condizione. Al suo posto Craia in vantaggio su Jabua, davanti delle Monache, preferito a Colai. Per il classe 2005 si tratta del debutto assoluto dal primo minuto. Lo scorso anno infatti 7 presenze complessive, partendo sempre dalla panchina. In ottime condizioni lo slovacco Tupta, ma comincerà Lescano. Il probabile 11 4-3-3 4-3-2-1, che dir si voglia. Plizzari tre pali in difesa, cancellato Cellotti, Pellacani, Ingrosso e De Marino. A centrocampo con Craia e Mora, esordio assoluto per Germinario, doppio salto dall'eccellenza alla C. In attacco Cupone delle Monache, a supporto di Lescano, assenti gli ex Aloi e Crecco, entrambi infortunati. Aloi avrebbe comunque saltato la sfida per squalifica. Il tecnico Alberto Colombo. Per quanto riguarda il mercato, credo che sia stato fruttuoso, perché siamo andati a colmare delle lacune che avevamo dimostrato sia a livello numerico che a livello anche di caratteristiche all'interno della rosa. Avellino è una squadra simile alla nostra, nel senso che sta vivendo un momento di cambiamento radicale della rosa. In grande rispetto, poi anche noi dobbiamo incutere il giusto timore, ma lo dobbiamo fare attraverso una prestazione che è fatta comunque, deve essere fatta di sostanza ancora prima che di tecnica. Mettere insieme tanti giocatori che parlano dei dialetti diversi, non una lingua diversa, dei dialetti diversi dal punto di vista tecnico-tattico, ha bisogno sicuramente di tempo. Come il Pescara, dal mercato anche l'Avellino è uscito quasi totalmente rinnovato. Trotta squalificato l'ex Scognamiglio, fuori lista al pari del portiere forte e del difensore Sbraga. Il tecnico è Roberto Taurino, 45 anni, artefice del miracolo Bitonto in D, 3 stagioni or sono, lo scorso anno alla guida in C della rivelazione Virtus Francavilla, come il Monopoli di Alberto Colombo. Probabile 11, sistema di gioco 3-4-3, Marcone tre pali, l'ex Ijanes o Auriletto, Aia e Zanandrea nel cuore della difesa. Sulle fasce Ricciardi e Mikovski, Franco e Dall'Oglio, tandem di mediani. Davanti Canutè, Murano, Di Gaudio. 29 i precedenti all'Adriatico, 18 successi del Pescara, 3 degli Irpini, 8 i pareggi. Nelle immagini Serie A 1987-88, 2-0 per i biancazzurri di Giovanni Galeone. Sliskovic sul rigore e splendida girata al volo di Gasperini, ispirato da Primo Berlinghieri. Serie B 1989-90, il Pescara di Edi Reia si impone 2-1. Traini la sblocca, 2-0 del solito Gasperini. Nel finale accorcia Ciccio Baiano. Stagione 91-92, successo debordante 5-1, festival del gol. Righetti apre le marcature, raddoppio di Massara, splendido assolo di Max Allegri, ancora Ricky Massara e pokerissimo di Pagano con la celebre finta, autentico marchio di fabbrica del Rocco Volante Biancazzurro per gli Irpini, la rete della bandiera di Bertuccelli. Sempre in B, stagione 95-96, scatta la legge dell'ex Pasquale Luiso, Avellino avanti, nella ripresa espulso Bellucci e prodezza di Dario Di Giannatale, finisce 1-1. Serie C, stagione 2002-2003, l'Avellino di Vullo espugna l'Adriatico, Molino la sblocca, 2-0 di Biancolino, migliore in campo per distacco nella ripresa, accorcia Federico Giampaolo. Serie B 2003-2004, il Pescara di Iaconi si impone di misura sull'Avellino di Zdenek Zeman, decide questa rete di Emanuele Calaiò servito da Ottavio Palladini. Due anni dopo, sempre in B, stagione 2005-2006, i Lupi sbancano di nuovo l'Adriatico, momento decisamente no per il Pescara di Maurizio Sarri, reduce da 5 KO. Nelle ultime 6 partite il tecnico viene anche contestato, eloquente lo striscione
Cornicione esposto nel settore distinti. L'Avellino si impone col più classico dei risultati, 1-0 del russo Budiansky, scuola Juve. Nella ripresa il raddoppio di Tomas Danilevic, ispirato da Albino, migliore in campo. L'ultimo precedente all'Adriatico risale al 21 ottobre 2017, campionato di Serie B, gli irpini di Novellino avanti con questo gioiello di Bidawi, il Pescara di Zeman la ribalta grazie ai gol di Leo Mancuso e Stefano Pettinari.